La salute viene mangiando, scegliendo prodotti di qualità, puntando lo sguardo verso frutta e verdura. Lorenzini Natura Amica, un'azienda che si fa portavoce di un progetto straordinario, portare al centro della nostra tavola quei prodotti che sono carburante per la nostra salute psicofisica. E oggi voglio ricordarvi come la zucca, tipica sicuramente di questa stagione, dell'autunno, dell'inverno, debba tornare al centro di molte ricette, magari sostituendo il classico pane o magari sostituendo il classico biscotto della merenda. Come? Beh, innanzitutto scegliamola di qualità, deve essere gustosa e magari possibilmente castagnosa a seconda chiaramente del periodo nel quale noi la acquistiamo. Se la scegliamo di qualità non avremmo nemmeno bisogno di aggiungere ingredienti o insaporitori. In questo caso vi ho già presentato il mio kebab, o meglio, ho sostituito il pane, cioè il panino che avvolge il ripieno, con una fetta di zucca che ho fatto cuocere al vapore, cercando di renderla comunque croccante, quindi di non cuocerla troppo a lungo, mi raccomando. Poi ho preparato un ripieno a base di cavolfiore, patata dolce, pomodorini, aglio, prezzemolo, cipolla e ho dato così una spinta piccante con un poco di peperoncino se lo amate. Potete gustarlo così oppure magari lasciandolo raffreddare potete tagliarlo a fette presentandolo come un primo o un antipasto. Se volete arricchirlo magari in una maniera un poco più gustosa e quindi anche grassa potete aggiungere anche un cucchiaino di salsa di sesamo o tahini, un grasso comunque che è grezzo, quindi non un olio, e in questo caso verrà anche digerito più facilmente. Io lo suggerisco come alternativa, ma non solo, potreste anche cuocerla al forno, tagliata magari un poco alta, con una spennellata di succo d'acero e aglio tritato e delle erbe aromatiche, e mangiata al posto del classico pane per magari accompagnare altre pietanze. Mi raccomando, non accompagnate la zucca con molti grassi, perché la appesantireste semplicemente il pasto e soprattutto non godreste dei benefici di questo straordinario frutto ortaggio. Quindi sceglietela di qualità. Potete prepararla in tanti modi, potete anche sostituire la classica merenda dolce. Se ad esempio preparate un impasto di zucca che poi mettete nel forno con un po' di farina di cocco e magari anche mezza patata dolce in alcune formine, lasciate cuocere a 180 gradi per circa 20-30 minuti, avrete un'alternativa dolce, gustosa e salutare per i vostri amici e figli.